Sono tipo le 7 di mattina, una cosa così, è prestissimo. E penso che sia il record che ho fatto mai nella vita, non mi sono mai svegliato così presto, a parte i giorni delle partenze. E questo perché voglio vivere la giornata al massimo, tutta, tipo dalla mattina sole, come adesso, e ci si è svegliati addirittura prima per riprendere l'alba, che avete visto, e tipo è stata bellissima. E oggi andiamo a fare colazione in un posto fighissimo. Con un pilota della Nitro Circus, è tipo in un bar, nel bar di Trevis Pastrana, una figata. Trevis Pastrana è stato un, no, è un freestyler molto conosciuto in America e in Australia, ovviamente. Ci andiamo in moto e guardate un po' cosa c'è sulla moto. That's good. Yeah. So, we just arrived. Siamo appena arrivati nel posto in cui faremo colazione. How was the ride? Great ride, a little ride. That was cool? Yeah, we're gonna get more places after this. Yeah. Andiamo a fare colazione in questo posto e là dietro c'è un mezzo che fa paura, tipo un monster truck americano come quelli che si vedono in pista in moto. Qua c'è un altro bolide. È bellissimo qua, guardate un po'. Cioè, non avete capito che stile che c'ha questa moto. C'è il fanale che è qua, come un microfono. Fighissimo. Andiamo a far colazione in questo posto atomico. Quanto è bello! Ti piace, Tini? Questo posto è veramente stupendo, cioè tipo sembra, in teoria si fa colazione, però in realtà sembrerebbe essere un negozio con tanto di caschi e abbigliamento, ma soprattutto tanto di moto attaccata al soffitto. E moto qui, ah, l'ho visto adesso, tavola da surf, foto, prova da pista. È veramente stupendo. I like that. I remember him telling me that the worst thing is that a guy will get on the back, like a dude will be on the back, and they want to steer for you. They want to do everything because yeah. they think they know what they're doing. Whereas a girl just sits on the back the whole time. I would not. And you just forget they're on there. And he said the boys are the worst. He does wheeling and stuff with me in the back. Yeah, makes you laugh. Laugh? Laugh. Yeah. When you get a chance, you've got to look at some of his stuff. It's crazy. He's got pretty good bike control. Hi everyone! We are here in this beautiful place, but I'm not able to speak in English very well, so he will tell what we have done here. Hey, I'm Bruce. This is my place, Iron and Resin Garage on the Gold Coast in Queensland. Andrea's coming out for a ride with us today. We're going to show you some really cool hills. Yeah. That's very cool. Thank you. Cheers, mate. Noi poverini li stiamo inseguendo totalmente perché non abbiamo mai visto dei canguri. E sono così carini e loro si spostano. E qui è tipo un inseguimento. Some kangaroos. Kangaroos. No, vanno via.
No, sta ferma. Che se no scappa. Sì, però avvicinati piano che ha paura. Ci siamo fatti un mega ma mega 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 giro, ci siamo divertiti tantissimo. E tipo, boh, sarà stati 80-90 km che siamo in giro. How was that? Hi! Razor! Well, the razor bit too shitty, aren't they? Speed okay, not too slow. Okay, okay. Okay. Buon viaggio! Qua siamo arrivati a una frontiera che non ho capito bene cosa c'è. Di qua e di là, tipo borderline. Guardate quel cartello lì, quanto è tipico del posto. E è veramente bello, guardate che panorama che c'è. Purtroppo c'ho il drone scarico, perché l'ho usato tutto con i kangaroos. È stato fighissimo usarlo lì. Tra l'altro l'ho anche schiantato lì, lo volevo dire nel vlog prima, però poi sia stati di fretta e non sono riuscito. E contro un albero. Fortunatamente però è tutto a posto. Mi è andata molto molto bene. Siamo giunti a far benzina, stiamo facendo un giro stupendo, veramente bello. It works? Sorry? Does it work? It's on. Yes, works? Yes. Funziona anche. Che benzina io sto. Un po' di energie, siamo pronti per ricominciare il nostro viaggio. Ciao a tutti, abbiamo continuato il nostro giro in moto. Come potete vedere sono tutto bagnato perché quella mi ha spruzzato tutta l'acqua addosso, come io ho fatto con lei. Pensa Marti, quando quest'inverno rivedrai questo video dirai: magari mi bagnassimo con l'acqua. È stato veramente fighissimo. E ora siamo in un posto, abbiamo fatto tipo, io ho attaccato il giubbotto qua che sta cadendo. Abbiamo fatto tipo altri 30 km di strada e siamo giunti in questo posto qui che è veramente bello. Oddio, è fighissimo là. Ma ve lo farò vedere meglio tra poco. Prima vi dico due cose. Una cosa molto simpatica è stata che Mick, la persona col KTM 1190, ha portato via lei. Cioè lei se n'è andata da me e se n'è andata da quell'altro. Che andava molto più forte. Invece questo qua era un fermone. Sì, c'era tutta la strada slippery. Ho capito, noi facevamo i 150. Martina! Vabbè, questa parte la tagliamo. E ha detto una brutta cosa, quindi ho tagliato quella parte lì che non avete sentito. E comunque è stato bellissimo perché fa: la strada è sporca, bisogna andare piano. E poi, cioè, non lo so, è partita ai 150. We are cruising. Cruising, esatto. We have to cruising, diceva. Giusto. We are cruising, che vuol dire bisogna andare a destra e a sinistra per evitare lo sporco. Con calma. Esatto, andiamo con calma, andiamo piano. E in realtà andava a manetta. Again? Do it again? Lo sta facendo sul serio. Spostati una volta che ci arrivi qua. So, do it more, you can do better. Che figata! Siamo giunti alla fine di questa giornata
e nel senso che non è che è proprio finita, sono le 6, però quando tramonta il sole alle 6 e quindi dopo viene buio e quindi dopo le riprese fanno schifo. E niente, ci siamo divertiti un sacco, praticamente il pomeriggio è passato in un secondo, perché per tre quarti d'ora abbiamo guardato la città, per mezz'ora abbiamo mangiato e abbiamo mangiato in spiaggia, ci siamo divertiti un sacco, vero? E adesso c'è tipo un tramonto che è amico. Però è tipo tutto là dietro, quindi siamo fregati. L'unica cosa che riusciamo a vedere è là, quindi non ho capito cosa era successo, ma aveva fatto un rumore strano la macchina fotografica. L'unica cosa figa che rimane è là e sono i colori belli. Praticamente la giornata di domani come sarà? Un'incognita, però sicuramente dopo quelle di oggi sappiamo come procedere. Tipo oggi abbiamo visto i canguri e domani vorremmo andare a vedere tutti gli altri animali fantastici astroscopici che esistono solo in Australia, che sono koala, quelli che corrono sopra gli alberi, come si chiamano? Chi è che corre sopra gli alberi? Boh, gli scimpanzé, le scimmiette, i coccodrilli enormi. Ci sono i coccodrilli, che fico. E non lo so poi cosa facciamo, lo scopriamo domani per davvero, cioè ci pensiamo stanotte o domani mattina quando ci svegliamo. Ah, vorremmo anche andare a correre la mattina, potrebbe essere fico, no? Ciao amici!